Buongiorno a tutti, sono Isabella Rosa Pivot e in collaborazione con Talenti Digitali e Brivio Libreria, eccoci con la nostra rubrica settimanale video Isteria Social, la parola alle donne politiche vallostane sull'hate speech digitale. L'intervista di oggi ci vede in compagnia di Elisa Bonen. Ciao, grazie di essere venuta. Ciao, grazie a voi. Elisa, UVP, consigliera comunale di Emaville e presidente uscente dell'Unione Vallostana Progressiste. Volevo chiederti, hai delle testimonianze, qualcosa da portarci, da raccontarci sulle testicce digitali che ti riguarda? Allora, sì, una testimonianza che risale a qualche anno fa, eravamo in piena campagna elettorale per le elezioni politiche. E come ogni campagna elettorale che si rispetti, molto indaffarata, avanti e indietro per la Valle d'Aosta, e arrivo a casa molto tardi e decido comunque di fare una puntatina su Facebook. La trovo non sulla mia pagina, ma con un messaggio privato, un messaggio nella chat di Facebook, un anonimo che si presentava con un nome di fantasia. Come lo chiamate, un fake profilo, ecco, qualcosa del genere, e mi chiede, all'epoca, ecco, ho messo, avevo un bellissimo pancione, ero in procinto di partorire, avrei da lì a poco, da lì a 10 giorni, avuto il mio terzo bebè, e ovviamente ero vistosamente incinta, e mi viene chiesto come mai io, invece di rimanermene a casa tranquilla, insomma, viste le mie condizioni, se ritenevo così opportuno, no? Girare la Valle d'Aosta in lungo e largo e poi, insomma, altre considerazioni assolutamente inadeguate. E questa cosa mi aveva ferita moltissimo. Uno, perché come tutte noi donne, credo che quando ci prendiamo un impegno, quando dobbiamo portare a termine, no, una cosa, quando abbiamo un obiettivo da raggiungere, non importa quanta fatica, ci mettiamo tutta la benzina, tutto il necessario, anche di più per riuscirci, sacrificando anche dei momenti molto importanti e delle energie in momenti molto importanti dove sarei stata sicuramente più comoda sul divano di casa. Se non che decido di affrontare questo anonimo e gli chiedo di prendere un caffè, proprio perché dietro a questo messaggio, a mio avviso, c'era un problema culturale di fondo, non era cattiveria personale, ma proprio un problema culturale che andava affrontato. Con mia sorpresa accetta e con mia tripla sorpresa e stupore, ahimè, il nostro anonimo era un'anonima. Il messaggio era stato scritto da una donna di mezza età, un'insospettabile, che dopo aver chiacchierato con me, dopo il caffè, mi ha chiesto scusa e la cosa si è risolta così. Ma questa cosa è stata per me la riprova del fatto che o superiamo dei tabù, dei preconcetti e delle impostazioni culturali che ci portano a dipingere la donna e incollarle questo ruolo ancora così legato al foyer domestique, o non andiamo da nessuna parte. Hai reagito con l'amore? Credi che sia la soluzione in questi casi? E l'amore sì, La credo disponibilità. anche senza presunzione, lo dico con un po' di intelligenza femminile, nel senso che se vogliamo poi portare a casa le cose, sicuramente l'atteggiamento mio non è stato aggressivo ed è una delle possibili soluzioni al problema. Se tutti calmiamo i toni, se tutti cerchiamo di depotenziare anche, come dire, questa normalizzazione, no, del linguaggio aggressivo che avviene sui social, ecco, se tutti noi caliamo un po' e detoniamo, credo che come prima conseguenza ci sia quella che dall'altra non ti possano proprio rispondere con toni molto Mamma alti o accesi, insomma. Si può poi, anche se la lascia perdere, quando la conversazione, no, diventa insostenibile, gli insulti superano i contenuti, si lascia stare. mia. Grazie davvero, grazie della tua esperienza e testimonianza e grazie a voi dell'ascolto. Stop audio digitale.